Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo questi simpaticissimi criceti amigurumi. Sono dei piccolissimi criceti che si fanno in un unico pezzo, a parte ovviamente le orecchie e le zampe. È un progettino veloce, simpatico da realizzare. Io ne ho fatto un portachiavi perché, come sapete, mi piacciono moltissimo e poi so che piacciono tanto anche a voi. Ma voi potete utilizzare questo piccolo amigurumi come preferite. Per gli occhi io ho utilizzato degli occhietti di sicurezza, ma voi potete mettere delle perline, dei bottoni o ricamarli, come preferite. Non dimenticate di farmi sapere cosa ne pensate di questo progetto con un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablè numero 5 in due colori o comunque un filato di cotone sottile, un po' di filo da ricamo, un uncinetto da 2 mm, una forbice, un ago da lana, un po' di ovatta e due occhietti di sicurezza. E se volete farne un portachiavi, un anello portachiavi, un pezzo di catena e una coppia di pinze. Iniziamo facendo un cerchio magico. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1 2 3 4 5 6. Lavorati i 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filetto o con un marker. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro, ma durante il giro cambiamo colore, quindi vediamo come. Lavoriamo un'altra volta un punto, un aumento, un punto con il primo colore, entro, porto fuori il filo, mi fermo qui e adesso cambiamo colore. E con il secondo colore chiudiamo questo punto, così. Prendiamo la codina del secondo colore e la nasconderemo tra i punti. Con il secondo colore lavoriamo un aumento, quindi 2 punti nel prossimo punto. 1, 2 e ci fermiamo qui e chiudiamo questo punto con il primo colore. Quindi riprendiamo il primo colore e chiudiamo questo punto. E lavoriamo tutto il resto del giro con il primo colore, continuando a ripetere la ripetizione, un punto, un aumento. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, un punto in ogni punto per 2 volte, e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Facciamo un'altra ripetizione con questo colore, 1, 2, un aumento e lavoriamo anche il prossimo punto con questo colore e lo chiudiamo con il primo colore. Quando cambiamo colore diamo spazio al filo dietro, cioè che non sia troppo teso, altrimenti poi il lavoro si deforma. Con il secondo colore lavoriamo un punto e un aumento e chiudiamo il secondo punto dell'aumento con il primo colore. Continuiamo con la ripetizione 2 punti, un aumento fino alla fine del giro con questo colore. Dal quinto giro non aumentiamo, lavoriamo i 24 punti che abbiamo. Nel quinto giro lavoriamo 9 punti con il primo colore, 4 con il secondo e 11 con il primo colore. Nel sesto giro lavoriamo
9 punti con il primo colore, 5 con il secondo e 10 con il primo. E nel settimo e nell'ottavo giro lavoriamo 8 punti con il primo colore, 7 punti con il secondo e di nuovo 9 punti con il primo colore. In questo tipo di lavorazione vi sconsiglio di nascondere le codine attraverso i punti. Le lasciamo libere sul retro dando la lunghezza giusta, quindi sufficiente, per non tirare il lavoro. In questo modo, se decidete di fare il criceto per esempio bianco e nero, non si vede il colore nero che passa dietro ai punti bianchi. Nel giro 9 la ripetizione che ripetiamo è 5 punti, un aumento e ripetiamo in questo modo per tutto il giro. Lavoriamo intanto 5 punti con il primo colore, 1, 2, 3, 4, 5 e l'aumento lo lavoriamo mezzo con il primo colore e mezzo con il secondo colore. Quindi un punto lo facciamo con il primo colore e un punto con il secondo. Così. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. 5 punti, un aumento. Completiamo tutto il giro con il secondo colore. E nel frattempo, adesso sì, nascondiamo la codina del primo colore perché non ci serve più. E una volta nascosta la codina, possiamo tagliare il filo del primo colore. Nel decimo giro lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento. E ripetiamo 6 punti, un aumento per tutto il giro. Il decimo giro termina con 32 punti. Nell'undicesimo giro lavoriamo questi 32 punti punto su punto. Nel dodicesimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti. Portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Se utilizzate degli occhietti di sicurezza, li inseriamo in questo momento. Li mettiamo tra l'ottavo e il nono giro a un punto di distanza dal cambio di colore, quindi in questo punto e in questo punto. E riblocchiamo sul retro con i fermi. E questo è il risultato. Ed ora proseguiamo. Nel prossimo giro lavoriamo un punto, una diminuzione, e ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione. Terminato il giro riempiamo bene la testa con l'ovatta. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo per tutto il giro 2 punti, una diminuzione. Nel quindicesimo giro lavoriamo in costa davanti, che vuol dire che prendiamo solo la mezza catenella verso di noi di ogni punto e lavoriamo un punto e un aumento. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 16 lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento.
e ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Il giro 16 termina con 21 punti, nel giro 17 lavoriamo questi 21 punti punto su punto. Nel 18° giro lavoriamo un punto e una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Riempiamo anche il corpo con l'ovatta e nel 19° e ultimo giro lavoriamo 7 diminuzioni. 1 2 Terminato il giro, tagliamo il filo un po' lungo estraiamo, togliamo il segnapunti e con un ago senza punta chiudiamo il forellino che ci è rimasto passando attraverso la mezza catenella esterna di ognuno dei punti. Tiriamo e chiudiamo il forellino. Se vogliamo passiamo per qualche altro punto ancora una volta e intanto questo filetto lo lasciamo qui. Per le orecchie prepariamo un nodino iniziale, lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso e 2 mezzi punti alti. Uno, due. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto basso in ognuno dei tre punti. Uno, due, tre. Una catenella ed ora lavoriamo un punto basso in ognuna delle tre catenelle iniziali, quindi altri tre punti bassi. 1, 2, 3 e 3. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E come questa orecchietta ne facciamo un'altra identica. Per le zampe prepariamo un anello magico, nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi e nel secondo giro lavoriamo 6 punti, un punto in ogni punto. 1 2 3 4 Quando lavoriamo un giro senza aumenti, il lavoro tende ad arricciarsi su se stesso e il dritto è quello che tende a rimanere all'interno, quindi noi rovesciamo il lavoro per tenere la parte dritta verso fuori. Lavorati i 6 punti, tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo. E chiudiamo questo forellino come abbiamo fatto per il corpo, passando tramite le mezze catenelle esterne dei punti. E possiamo usare il filo del cerchio magico per riempire la zampetta. E tiriamo. E come questa piccola zampetta ne facciamo altre 3 identiche. Fissiamo tutti i pezzettini con gli spilli e con qualche punto cuciamo. Diamo anche un punto qui in mezzo.
e dopo aver cucito l'orecchio portiamo fuori il filo da uno dei fori della lavorazione. E cuciamo l'altro orecchio e facciamo uscire anche il filo del secondo orecchio dallo stesso foro da cui esce il filo del primo. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio, senza tirare troppo, altrimenti le orecchie si avvicinano. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno dell'amigurumi. Così. Tagliamo e nello stesso modo nasconderemo qualunque altro filo. In questo modo possiamo saldare i fili senza che si vedano i nodi. Con qualche punto cuciamo anche le zampette e nascondiamo tutti i fili come abbiamo imparato. Con un pezzetto di filo e un ago senza punta ricamiamo la bocca, entriamo da dietro da uno dei fori della lavorazione e usciamo davanti dove vogliamo fare la bocca. E dietro lasciamo una codina di filo, ricamiamo la bocca così e rientriamo nello stesso punto qui e usciamo dietro da dove siamo partite. Così. Dietro annodiamo i fili come abbiamo imparato e poi li nascondiamo. E con un filato più sottile ricamiamo anche i baffi nello stesso modo. Vi do due opzioni, questa con le quattro zampette e questa con le due zampette. Voi quale preferite? Per farlo diventare un portachiavi, con le pinze apriamo l'ultimo anello della catena, lo inseriamo in un punto dell'amigurumi e richiudiamo. E il portachiavi è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo piccolo cricetto vi piaccia. Fatemi sapere se vi piace di più con le quattro zampette o con le due zampette. In casa ci sono pareri contrastanti e quindi ve li ho fatti vedere tutti e due. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri criceti, sapete che potete condividere le vostre foto con me mettendole nel nuovo gruppo Facebook che ho fatto, che si chiama Uncinetta e Divertiti, oppure nella mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E se siete già iscritti, grazie mille! Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio.